Dichiarazione esclusiva di Massimo Mauro, ex giocatore dell'Inter e attualmente una delle voci più influenti del panorama sportivo. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Mauro ha portato alcune analisi interessanti sulla situazione delle altre squadre, ma è chiaro che il nostro focus sarà sull'Inter e le sue prospettive per la prossima stagione. Ciao tifosi nerazzurri, benvenuti nel nostro canale ufficiale di notizie dell'Inter. Prima di iniziare con le notizie, ti chiedo di iscriverti al nostro canale e di mettere mi piace al video in modo che possiamo continuare a offrirti contenuti esclusivi. A partire dalla squadra avversaria, il Napoli, campione in carica, Mauro ha detto di essere in prima fila per disputare i titoli principali. Tuttavia, ha sottolineato che molto dipenderà dal futuro di Osimhen. Per gli azzurri, per bissare i propri successi, sarà fondamentale la presenza di Victor Osimhen, che si è rivelato una parte fondamentale della squadra. Ora, volgendo lo sguardo all'Inter, Mauro ha portato buone notizie. Ha sottolineato che il club si sta rafforzando e sta facendo acquisti importanti. Uno di questi è il duro colpo con l'arrivo di Frattesi, che promette di aggiungere qualità al centrocampo interista. Inoltre, l'ex giocatore ha sempre gradito Thuram, suggerendo che l'arrivo del giovane talento potrebbe essere una grande aggiunta alla rosa. Quello che però ha catturato maggiormente l'attenzione dei tifosi è il commento di Mauro sulla ricerca di un nuovo attaccante. Con la partenza di alcuni attaccanti, la posizione è a fuoco, e tutti sono ansiosi di sapere chi arriverà ad occupare questo ruolo importante nello schema tattico della squadra. Mauro ha pensato anche al Milan, nostro eterno rivale. Ha sottolineato che il Milan ha subito molti cambiamenti negli ultimi tempi e ha sottolineato l'importanza di dare a Mister Pioli il tempo di sviluppare un gioco che sfrutti appieno le caratteristiche del nuovo talento acquisito dal club rossonero. Cosa ne pensi delle parole di Massimo Mauro sul futuro dell'Inter? Lascia i tuoi commenti qui sotto, ci piacerebbe sapere cosa ne pensi di questa analisi molto speciale di un grande idolo interista. Non dimenticare di iscriverti al canale e mettere mi piace al video in modo che possiamo continuare a portarti informazioni e contenuti esclusivi sul miglior club italiano. Forza Inter!